noi attiviamo regolarmente per calmierare i costi e venire incontro a chi ha effettivamente e purtroppo delle esigenze. Qui in molti casi, forse, o almeno in diversi casi, parliamo di persone che non sempre hanno disagio e povertà. Quindi, come dire, anche l'approccio dal punto di vista politico, secondo me, deve essere un po' diverso rispetto invece a chi ha effettivamente accede alle riduzioni e alle rateizzazioni. Purtroppo il dato ad esempio su tutto il tema delle rette scolastiche si va da un 4,95% di insoluti nel 2010 a un 7,56% nel 2016, e quindi con un dato costantemente in aumento. Abbiamo anche valutato, non sto a dirvelo tutto perché è altro che 20 minuti, abbiamo capito, almeno personalmente l'ho capito, tutto l'iter che viene seguito per, come dire, arrivare poi cioè la raccomandata fino alla riscossione coattiva, a tutta la parte, diciamo, che riguarda la riscossione coattiva. Per fortuna, io su questo devo dire che ho condiviso la scelta della Giunta di aggiungere in via sperimentale questo rapporto con Cervet SPA per incrociare i dati e capire quante possibilità ci sono effettivamente, anche prima del recupero coatto, di come dire, intercettare questi crediti. È del tutto evidente che più il tempo passa, meno i crediti riesce a esigerli, perché anche i tempi su questo sono importanti, perché lo sappiamo tutti che più il credito si, come dire, decanta e più è difficile in qualche modo recuperarlo. Quindi io credo, senza voler tirare l'accetta addosso a nessuno, che però anche su questo terreno noi, come dire, l'input politico in qualche modo che deve arrivare anche agli uffici è quello della massima attenzione e della massima velocità possibile, ovviamente, quindi non si chiede la morte di nessuno, però, come dire, di tenere sempre sotto controllo questa situazione e fare tutto il possibile per recuperare quanto più possibile, anche perché è del tutto evidente, così come avviene anche a livello nazionale, regionale, più soldi tu recuperi dagli insoluti, meno vai poi a incidere eventualmente con degli aumenti o con delle manovre di bilancio più sostanziose. Quindi, come dire, non è un tema di scarsa rilevanza o di scarsa importanza. Quindi questa volta siamo riusciti ad andare a fondo di questa situazione. Quindi per il resto il punto politico mi pare che di averlo chiarito. Noi voteremo a favore del bilancio, ovviamente, perché lo abbiamo fatto, lo faremo sempre di nuovo, con però questi ragionamenti di fondo che vi ho proposto. Grazie. Costantini. Perfetto, buonasera a tutti. Parlo per la parte, diciamo, di mia competenza, ovvero da una parte il discorso legato al turismo. Come sapete, da tanti anni a questa parte non vi sto a rispiegare la strategia che abbiamo avuto, o meglio il fatto di aver fatto pulizia per quanto riguarda le situazioni poco chiare e poco produttive, per invece andare a lavorare su un discorso legato a bandi di finanziamento che potessero alimentare quella che è la nostra politica legata al turismo e la promozione territoriale, non più come singolo comune ma come Terre di Castelli in maniera unita, ecco. E alcuni risultati iniziano già a vedersi, e in merito anche al portale del turismo che ha visto la luce nella versione beta qualche mese fa e si continuerà a vedere nei prossimi mesi. Siamo in una situazione, diciamo, di transizione, perché in questo momento è cambiata anche la politica regionale in merito al turismo. L'organizzazione oggi della promozione territoriale non è più legata alle singole province ma alle destinazioni turistiche, che vedono Modena lavorare a stretto contatto con Bologna, e di conseguenza
conseguenza quello che sto cercando di fare con il mio assessorato è quello di cercare di ricucirci un ruolo proprio a cavallo delle due province, ecco, in maniera tale da emergere come Terre di Castelli per quelle che sono le nostre peculiarità, e sempre all'interno appunto del piano regionale, quindi andando anche a mettere meno risorse rispetto a quelle che mettevamo, che so, 3-4 anni fa, stiamo comunque dando output maggiori, proprio perché di volta in volta quelle risorse che magari sembrano poche messe all'inizio dell'anno nel bilancio poi vengono a volte raddoppiate, a volte addirittura anche triplicate dai bandi che vinciamo e che ci vedono per 2 anni consecutivi al primo posto per quanto riguarda i fondi erogati a parte della regione Emilia Romagna. E quindi non è un discorso di crederci meno, è un discorso di lavorare per avere finanziamenti dall'esterno. Poi ovviamente tiro acqua al mio mulino, nel senso che se c'è volontà di investire maggiormente risorse in questo ambito, assolutamente ben venga. E mi allaccio un po' a quello che diceva Marcello, cioè nel senso che se crediamo che questo possa essere un punto di sviluppo, allora le risorse dal quale attingere non credo che si debbano soltanto cercare all'interno del bilancio dell'Unione. Se è qualcosa, quello del turismo per esempio, che tutti noi crediamo sia un punto da valorizzare, io credo che si potrebbe anche andare a chiedere un maggiore sforzo comune per quanto riguarda i trasferimenti. Io ho visto cosa siamo stati capaci di fare, qua mi allaccio al discorso di Marcello, a Spilamberto, per quanto riguarda il trovare fonti di risorse economiche per poter alimentare l'azione di governo, e in particolare mi rivolgo al tema dell'evasione. Per quanto riguarda l'evasione fiscale, a Spilamberto quest'anno abbiamo raggiunto l'anno record di recupero dell'evasione, siamo arrivati a 600.000 euro di quanto abbiamo riscosso, l'anno scorso 500.000, l'anno prima ancora 400, e nei primi 6 mesi di amministrazione 250.000 euro, che possono essere criticati quanto si vuole, però sono soldi buoni che noi abbiamo utilizzato per fare investimenti e quantomeno calmierare anche a volte gli aumenti tariffari, in particolare mi rivolgo al tema dei rifiuti. E io quello che faccio come appello oggi, siamo a febbraio, è questo, cioè mi piacerebbe potermi, se ci state, tornare in questa sede prossimamente, nei prossimi mesi, con anche ulteriori magari progetti, altre proposte per poter chiedere a questo consiglio di finanziare ulteriori progetti in campo turistico, anche perché quello che ho capito in questo momento è che andando a costruire questa nuova conformazione Modena-Bologna come Terre di Castelli, possiamo veramente giocare una carta, una buona carta. L'importante è però appunto sostenerla con le risorse economiche, perché ovviamente se si vuole avere più voci in capitolo bisogna metterci delle risorse in più. E cerchiamo di farlo attraverso un assessorato che non vede proprio una delega pura, nel senso che ogni comune comunque sta mantenendo la propria delega in seno alle deleghe che ha la giunta comunale. Quello che c'è a livello di Terre di Castelli è un coordinamento, un po' in analogia a quanto diceva Caroli prima per la sua materia. Ecco che anche quello non è un discorso in questo caso economico, ma è un discorso organizzativo funzionale, sarebbe un bel modo per dire ci crediamo davvero, vogliamo puntare maggiormente su questo. Quindi per me quella del bilancio è sempre un'occasione per fare un po' il punto su quelle che potrebbero essere anche le politiche di sviluppo del mio assessorato, e quando mi si chiede dove poter trovare le risorse io dico a Spilamberto noi siamo riusciti a trovare attraverso il recupero dell'evasione, e credo che se ogni comune facesse un'azione analoga sicuramente non ci sarebbero tali e tante sofferenze per quanto riguarda anche il discorso legato ai trasferimenti all'Unione, e quindi poi la maggior parte sono poi fondi che vanno a quelli che sono i servizi alla persona, quindi credo che ci sia un buon fine. Grazie. Altri interventi? Fiorini. Guardate, io non mi soffermo sui numeri, sono stati ampiamente visualizzati e ben espressi in commissione, insomma, quindi non mi vorrei davvero soffermare
sui numeri. Io volevo fare un discorso diverso, anche riallacciandomi e continuando il discorso del mio capogruppo. Guardate, l'Unione, che non mi è mai stata simpatica, però bisogna dare atto che è importante e che svolge servizi importanti. È una cosa un po' strana, anche in senso positivo. Abbiamo, negli anni abbiamo visto, questo è un discorso che avevo già fatto anche i primi periodi in cui sono arrivato in quest'Unione. Se fino a pochi anni fa c'era un'omogeneità politica, insomma oggi non c'è più, abbiamo formazioni politiche, abbiamo delle liste civiche, abbiamo due nuovi sindaci che sono stati eletti quest'anno, il sindaco di Vignole, il sindaco di l'anno scorso, scusate, e il sindaco di Castelnuovo. Io mi aspettavo che con l'arrivo dei due nuovi sindaci, insomma, ci si mettesse un po' al tavolo, anche per la questione della disomogeneità politica, che non è una cosa per forza negativa, secondo me. Mi aspettavo che la Presidente o comunque gli altri sindaci già insediati si mettessero al tavolo tutti insieme, vedere un attimino quali erano anche i progetti dei due nuovi sindaci, e perché no anche degli altri, perché insomma da un anno all'altro purtroppo le cose cambiano molto velocemente. È vero che abbiamo un programma di mandato della Presidenza che andrà rispettato, però insomma io credo che alla luce di nuovi arrivi anche politicamente diversi occorreva mettersi a sedere e vedere dove doveva andare quest'Unione, se c'erano delle esigenze particolari da parte dei nuovi sindaci. Sono successe cose un po' diverse da quelle che mi aspettavo, insomma. Voglio ricordare, riallacciandomi anche a quanto diceva il mio capogruppo, che in aprile è stato rinnovato appunto il servizio mensa, quindi subito prima di un'elezione di due comuni importanti, quindi sindaci anche con un peso, ok? Sì, va bene, dopo potete dire quello che volete. È stato rinnovato il dirigente del welfare, da ultimo è stato o sarà, non ho ancora capito bene, vi devo dire la verità, nominato un nuovo dirigente, non so se con l'accordo di tutti i sindaci, credo di no. Insomma, noi ci ritroviamo in una situazione per quanto riguarda la dirigenza che direi che prima del 2014 c'erano sostanzialmente due dirigenti, oggi ne avremo praticamente cinque. Quindi se da una parte i comuni stanno stringendo la cinghia, poi ci tocca poi sganciare dei soldi per posizioni che sinceramente non so se sono davvero necessarie, anche perché è vero che è un'unione importante, è vero che ci possono stare anche delle posizioni dirigenziali ben retribuite, soprattutto se sono all'altezza anche professionalmente, ma è anche vero che non è che siamo un comune, il comune di Roma o il comune di Milano, siamo comuni dove tutti i sindaci tutti i giorni cercano di stringere la cinghia. E bisogna che facciamo certe valutazioni anche a livello di unione. Altri due esempi, un esempio, in commissione ho sentito il sindaco di Castelvetro, assessore al bilancio, parlando sulla morosità che è abbastanza ampia sui vari servizi. Questo ce lo siamo sempre detto, è inutile che ci nascondiamo dietro un filo d'erba. Ho sentito dire, sì è vero, cioè, però insomma fare un recupero crediti è anche dispendioso in fatto di risorse. È vero, non sto qui a dire che non è vero, però poi le morosità, chi le paga?
le paghi il resto della, insomma, dei cittadini. Quindi noi bisogna, abbiamo credo il dovere istituzionale anche di impegnarci su quel fronte lì, perché se i cittadini sapessero le morosità, la quantità di morosità che ci sono sui servizi, vengono qua e ci mettono in piedi in testa. E lo sto dicendo perché secondo me voi sindaci vi dovete mettere lì, ok? Siete tutti di colore, siete abbastanza variegati. Dobbiamo superare questa cosa qua, mettersi lì e trovare soluzioni, ok? Su vari fronti. Questo secondo me. Invece purtroppo ho visto che questa cosa, insomma, non è che sia proprio fatta, Presidente Muratori è stato nominato quando Vignola era commissariato, ma aspettavo che all'arrivo del sindaco di Vignola, che è il comune, diciamo così, più grande dal punto di vista della popolazione, insomma, ci si mettesse un po' al tavolo a vedere quali erano le esigenze di Vignola. È successo o non è successo? Abbiamo visto purtroppo un brutto film, sperando che sia andato bene, per quanto riguarda l'accordo sulla polizia municipale. Io devo dirvi la verità, da questo punto di vista sono contento che si sia trovato un accordo. Ma vi ricordo...